Baker, benvenuti nel nuovo video sul mio canale. Qui siamo su Saints Row 4, come potrete vedere dalla schermata di gioco. E sì, finalmente sono riuscita a farvi un video su Saints Row. E ragazzi, non ve l'ho portato prima perché questo volevo registrarmelo con calma e sinceramente volevo farlo in un punto della giornata che non fosse la sera alle 2 di notte, perché sinceramente alle 2 di notte con occhiaie fino a sotto la cella non mi sembrava il caso di registrare un gioco come Saints Row, che è molto svogo assai, come probabilmente molti di voi già sanno perché avranno visto gameplay, trailer e quant'altro. E io l'ho preso al day one, quindi il primo giorno in cui è uscito l'ho preso. Non l'avevo prenotato perché, come molti di voi sanno e l'ho già detto in un video precedente, l'ho provato a casa di Anima perché gli avevo mandato Machinima. E quindi ho detto vabbè, proviamolo, nel caso in cui mi dovesse piacere lo prenderò. Così è stato. Intanto chiedo scusa per la luminosità, ma il problema è che io qui di lato ho la finestra, come probabilmente ormai avrete capito da numerosi video che ho fatto. Il problema è che se apro le persiane c'è troppa luce e sembro spiritata, tipo bianca cadaverica, e non mi si vede il naso, sembro Voldemort, e ho detto non mi sembra il caso. Chiudendo una persiana sola è scuro, scurissimo, quindi ho dovuto accendere la luce, quindi sono con la luce artificiale in pieno giorno. Pieno giorno no, perché sono le 6 di pomeriggio, però vabbè, lasciamo perdere. Quindi eccoci su Saints Row. Allora, non posso fare continua perché ovviamente io la partita già l'avevo cominciata perché non ho resistito. Quindi ahimè devo fare campagna, nuova partita. So già che me ne pentirò, comunque giochiamo a facile che non ho proprio voglia di bestemmiare contro gli alienacci. Ed ecco qua. Na, 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 na. Cioè ci stanno sti vuoti dove c'è il caricamento del gioco che mi mette proprio ansia, proprio tipo l'angoscia totale. Anche perché io sto registrando come sempre con il volume basso, perché non avendo le turtle ancora, però spero a breve di riuscire a prenderle. Quindi io non sento, cioè se tengo alto. Allora, tutti sanno che a volte capitano cose che difficilmente mi perdo leggere da soli. Grazie. When the Saints made their presence known to the world in 2006, they were decried for being pretenders to the throne. The people were confused. Were the Saints sociopathic killing machines hell-bent on destruction, or puckish rogues living a life of mirth and whimsy? The Saints needed clarity of purpose, and so the course was set. More fun, less mercy killing. Ecco. This simple choice revitalized the Saints, transforming them from a degenerate street gang into beloved pop culture icons. But even then, the Saints were not satisfied. For it's one thing to be revered as a hero, it is another to be a hero. And that, my friends, is where our journey begins. Oh, perfetto. Dopo lo sproloquio di un'ora, io non vi sto saltando i video perché, giustamente, vedete i video lì, per forza. Ecco, questo è il nostro personaggio, che ancora non si vede il sesso né niente, praticamente. Did he catch that, boss? Mike is dead, are you fucking kidding me? I'm sorry, I forgot to check the battery because I was busy coordinating an international assassination. Can we go back to the part about this being a setup? It's not a setup, the intel is good. You trust this lady? Asha is one of the good guys. Only Asha. Ma cazzo fai a fidarti di una che si chiama Asha? Cioè, beh, come se mi chiò o chiamassi Martello. Cazzo, tutti super tecnologici e lei fa i segnali con lo specchietto. Ok. Nigga, nigga. Ah, non è nigga, sì. Sì, nega, sì, ok, sì. I'm sorry, is this a counter-terrorist operation or a Saints blow shoot? I'm shy. Asha Odekar. Ah, eccola Asha. È lei Asha. Benissimo. Tipo 4.000 video, tipo 30 minuti di video solo così. Praticamente.
your business. We know what's at stake. Do you? Davvero? Look, lady, this motherfucker knows how to get. Questo figlio di puttana. Ah, oh, attenzione. What's security? My tech guy brought us a 10-minute window. If we move fast, we'll only need to worry about the guards on foot. How many of those are there? Don't know about the numbers inside, but there are about 8 marching the perimeter. On my signal, we. Intanto sto giocando con il mio controller di Gears, se a qualcuno interessa, perché sdrogo. Quindi. Ah, dobbiamo muoverci. Ah sì, qui succede una scena tipo bellissima, tipo tutti stealth e il nostro personaggio, che poi quello dovrebbe essere appunto il nostro personaggio, che va là e crea, ecco, sta creando tipo il devasto Totanal praticamente. Cioè la faccia che dovevano fare la Splinter Cell, proprio super stealth, e invece lui o lei, perché appunto hanno creato questo, diciamo, personaggio intutacchiato per appunto farti scegliere quale il sesso del personaggio. Oh, rilassate tesoro o dici a tuo padre? Ah, ah, bravo. Ok. Io le... Ok, bene, dopo innumerevoli video, tipo 30.000 video. Allora ripeto ragazzi, io i video non ve li sto saltando perché sono parte integrante della storia, quindi vorrei lasciarveli. Magari nei commenti scrivetemi se avete interesse a vedere i video, se dal prossimo video in poi volete che li salti, fatemi sapere. Quindi ecco. Beh, c'è da dire che nascondersi in questo modo è come nascondere un elefante dietro un arbusto, però è uguale. Vabbè. Allora, da qui in poi mi farà controllare il PGI. Perfetto. Non mi ricordo come si fa a scattare, effettivamente. Ah, dovevo andare tipo in silenzio, quindi non ricordavo questo piccolo particolare. Ok. Ecco qua. Proprio alla terrorist inside, proprio, va bene. Vabbè, ho preso il corpo. Lo carichiamo, ok. Perfetto. Benissimo. Adesso ne arriveranno altri, che mi ricordo che... Okay. Ci sono altri tipo terroristi qua. Sono mille mila terroristi qua, veramente. Allora, poi c'ha questo assetto così molto molto da nabbo, totana. La finisci di spararmi così, no? I magrebini che ti sparano proprio. Oh, va. Ok. Poi c'ha questa, veramente questa andatura stealth che mi sta proprio sul cazzo. Del tipo, state facendo un bordello allucinante con le armi, state sparando pure alle foglie che si muovono, però c'avete l'andatura stealth. Cioè non ha senso, tanto vale che entrate di sfondamento e fate un bordello allucinante, tanto è quello che state già facendo. Tra l'altro io non so nemmeno, ecco. No, è tutto normale. What the fuck? Proprio. Ok, ecco. Vabbè, il Migga che... Queste cose così. Allora, quindi tu devi stare calmo. Chi è? Chi sei? Ecco. Ok, ho eliminato. Ok. Ma che cazzo so, sti magrebini? Mica me... Cioè, zia, hai le mani suicide per caso? Lo so, mi passi davanti mentre sparo, mi chiedevo se... Magari... Ah, ok.
na 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 no, così si spacca. Stavo cercando di capire se era possibile correre o se... perché non ricordo, perché la prima volta che l'ho fatto ovviamente ancora non ero molto molto ferrata sui comandi, ma come non lo sono adesso, perché io ho giocato a Saints Row 4 praticamente l'altro giorno, giusto per provarlo quando l'ho preso, e non è che l'ho più toccato, perché ho detto più vado avanti nella storia e meno poi avrò voglia di ricominciarla quando dovrò fare video. Quindi ho detto vabbè, oddio, ho detto cazzo, non stanno le scale. Dove sono le scale? Ah, lì. E quindi ho detto più vado avanti nella storia più avrò meno voglia di ricominciarla, perché ho detto vabbè, sicuramente dovrò iniziarla quando inizierò Saints Row con i ragazzi per il canale. Quindi ho detto vabbè, quindi praticamente non mi ricordo assolutamente più nulla dei comandi, quindi vabbè. Ah, sponda porta, con calma, stiamo calmi perché ovviamente, ok, uccidi terroristi. Wow. Queste scene a rallentatore molto da film con Schwarzenegger proprio veramente ti fomentano a bestiare. Ho capito, ma allora... Ok, insegui Cyrus. Sì, mi piacerebbe sapere come si corre, più che altro. Perché non ricordo assolutamente... Ah, ok. E Capitan Higg. Bene. Tutto a posto? Sì, guarda. Stavo a pomice un attimo col pavimento, ma c'è problema. Quindi, insegui Cyrus. Oh, LB, sprint. Perfetto. Quindi fino adesso non potevo correre, buono. Mi ricordavo assolutissimamente. Guardalo, guardalo. Guardalo, quanto è stealth. Cioè, stealth, che cazzo. Quanto è overpower. Sì, sì. La violenza, così, la violenza. Ma lo rompe il coglione, pelato. Ecco. Lui ci dà le coltellate. A rumeno, ma vaffanculo. Oh, allora. Ho capito, ma allora... Perfetto! Ecco qua. Allora, adesso io devo andare sul sito missilistico, sì, ma se... non mi fai le cose da ubriaco, tipo... Corri che qua crolla ogni cosa! Cioè crolla tutto sul group house! Dai ragazzi, un mi piace, un fottutissimo mi piace, solo per il momento alla Armageddon qui con I Don't Wanna Miss a Thing. Questo gioco veramente ragazzi è fantastico. E io la prima volta che ho sentito, cioè la prima volta, l'unica volta in cui ho fatto questo pezzo, che ho sentito che c'era I Don't Wanna Miss a Thing, ho detto no vabbè, qui c'è veramente, è fantastico. Tutto ciò è veramente fantastico. Armageddon totale, proprio. Poi tra l'altro quanto è bello Armageddon, ragazzi. Mamma mia. Vai, vai che ce la fai. Guardalo come agile, scattante. Ho sacrificato la vita per salvare il mondo, che cioè questi mi stanno andando per morta, ma va. Di questi, di pochi uomini e donne di poca fiducia, di poca fede, anzi. Voilà, guardalo. E così ha inizio la nostra avventura su Saints Row 4. Eccoci qua, partiti in... Ecco qua,
Questo ovviamente, ragazzi, sarà un video abbastanza lunghetto, penso, perché ovviamente essendo un gameplay sarà abbastanza lunghetto, dove ci divertiremo a creare il personaggio insieme dalla prossima, dal prossimo video in poi, ovviamente, andremo avanti con le missioni, perché cioè, la intro è veramente lunghissima, quindi cioè, lo sto vedendo, già sto registrando da quasi una quindicina di minuti, direi. Quindi ecco, continuiamo. Allora. Il caricamento. Poi ecco, ci stanno sti enormi vuoti di caricamento. Dove praticamente. Oh, ok, perfetto. Qui ti dà la possibilità, come dicevo, di scegliere. Praticamente questo a me il gioco piace anche per la personalizzazione del personaggio. So che è un gioco di parole, però praticamente da qua ti dà la possibilità di scegliere il personaggio di partenza, quindi la base da dove vuoi partire. E io sono partita dalla base, da questa base qua, che sarebbe questo presidente qui. Ti dà la possibilità di scegliere praticamente tutto, sesso, razza, io lascio caucasico, sesso, donna, corporatura. Ti dà, vedi, c'è un triangolo dove tu puoi scegliere dove posizionare la striscia, cioè praticamente lo puoi fare grasso, magro a livelli esorbitanti, lo puoi fare super muscoloso, quindi con tutti i muscoli in evidenza. Ovviamente io farò secondo i miei gusti personali. Un po' forte, tipo così, una settantina, no, vabbè. Facciamo che qualche muscolo glielo mettiamo a questa tizia, che sennò qui veramente mi muore praticamente. Quindi la pelle, qui ti dà proprio il colore della pelle e te lo dà anche cromato, cioè così sembro un avatar, cazzo. Cioè veramente così sembro avatar, così sembro Buddha. E così sembra Mr. Freeze. No, comunque ecco, ti dà proprio la personalizzazione totale. Rosso diavolo, profondo blu. Cioè qui c'era profondo rosso una volta, questo è profondo blu. Ma io direi che con una pelle. A me piace la pelle molto chiara, quindi userò questa. Abbronzatura da muratore, da bikini con il tanga. No, abbronzatura niente, età. Io metterei la mia età, che per ora è 20, tra poco diventeranno 21, tra poco, a dicembre. Però lasciamo 20. Sex appeal sarebbe la grandezza delle tette, che come potete vedere hanno vita propria, nel senso che si faccio così, si muovono. E questo era il dettaglio che avevo spoilerato nel video scorso di Black Ops, perché avevo detto che praticamente era così tanto personalizzabile il personaggio da poter scegliere il sex appeal, che nella donna sarebbe la grandezza delle tette e nel maschio sarebbe la lunghezza del pene. Quindi interessante. Comunque a me non piacciono le tette enormi, quindi lascerò un 55, perché per la corporatura che ho scelto per lei praticamente è magrissima, con le tettone enormi sembrerebbe tipo troppo sproporzionata. Cioè quindi già un 60 è anche troppo secondo me, eh? Quindi lasciamo così. Poi ti dà la personalizzazione del volto, volto caratteristiche, ti fa proprio le fossette, la cicatrice gigante, queste cose qua, i nei, eccetera, eccetera. Io mi sembra di averla lasciata normale, non ricordo nemmeno se vabbè, gli occhi, forse il colore degli occhi ho cambiato e ho messo marroni. Perfetto, quindi questa è lei. Fantastico, iniziamo. Praticamente, come già avrete visto dagli altri gameplay, tu sei il presidente degli Stati Uniti d'America, in teoria. Quindi eccola. This is a problem. It's not a problem. You alienated part of America. I alienated crazy people. You couldn't resist, could you? Jesus, not you too. This is a problem. I keep trying to explain that, but the president won't listen. Poverty is a problem. Apartheid is a problem. This is just a couple of. Here's the latest approval vote.
We lost 20 points, we can get them back. They're at 20 points. I'll admit that's a little lower than anticipated. So you agree you have a problem? Nope, you do. You're the communications director. Fix this. Can you give me 100% employment? No. Will you get married? Fuck no. Then I think you're in trouble. King, can you have this naysayer assassinated? Not when you say it publicly. You're more fun as a gang leader. We have a country to run. Fun isn't part of the equation. There's a septic truck when you need one. I hope Keith has some good news. Andiamo alla conferenza stampa. Cioè, oddio, cammina un po' da scaricatore di porto, nel senso che we've got enough clout right now for one major bill, not both. What do you want me to push for? Do you want to be the president who cured cancer or the president who solved world hunger? Curiamo il cancro. Time to make cancer public enemy number one. Good choice. Curiamo il cancro, ragazzi. Hope Kinsey's got the peanut gallery handled. Ecco qua. Andiamo alla conferenza stampa. Now, you listen here. If you think you can cram your agenda... Vabbè, bloccatemi un'altra voce, arrivo domani. ...for a rude awakening, you hear me? Now, let me tell you a little something about the greatest word in politics. Filibuster. Mm-hmm. How about Facebuster? Sapnik, nigga. Proprio l'ho messo KO. Vediamo se finalmente riesco ad arrivare a questa cazzo di conferenza stampa senza che nessuno mi rompa le balle. Oleg and I are about to head over to camp. Ah, bello! Ma chi ti ha mannato? Yep. You down? Boom! Shit, how could I pass that up? Ci piace far festa a noi, presidentesse. Mamma mia, cioè proprio nice. Sì, passiamo sopra la gente. The president's words were taken out of context. Kinsey, what's the right context for, and I quote, I'm the patron saint of America, we should probably look into changing the pledge of allegiance to one nation under me. That's a great question. Tanto se ve lo state chiedendo, sto bevendo del tè alla pesca, tanto perché è molto strano. I think we have a problem. Oh, not you too. How many times do I have to... Asha and Miller are waiting for you in the Oval Office. If MI6 needed something, they would send it up the chain, not fly across an ocean. They said nobody back home believes them. Jesus, what's going on? They think we're about to be attacked by aliens. I gotta go. This is serious. You know that Kinsey's been saying the same thing. Bene. Tanto sicuramente voi lo spotterete. The people who helped us save the world said we should. All right. I'll swing by after I... È esploso. Eccoli. Quando sono brutti, mamma mia. Sono orribili. Sono veramente una cosa orribile. But a time for celebration. Today, the best and brightest among you will find salvation within the Zin Empire. I'm smarter than all these people. Delightful. Kids, no! Eccola là. I do love your story. Ma sta, ha preso a volo, proprio. I'm Zinyak. Pleasure to meet you. Would you like to join me for a ride? Ah. Cioè, stavo volando. Hands off. Lasciatemi, madonna. Oh, voglio fare la super... La super donna, lasciatemi fare la super donna. Headshot, bitch. There you are. Thank God you're right. You okay? Where's Matt? Upstairs, trying to find out what's happening. What is happening? Benissimo. All out war, by the looks of it. Allora, penso che opterò per... I'm meeting up with Matt. I'll be in touch via call. Ah no, non me la fa scegliere, però. Buono così, allora. Lancia razzi? No! Second Amendment. Allora, ci mettiamo... Lancia razzi, tanto perché... Come on, this way! Voglio proprio provare cosa... Oddio! Vediamo.
Ho preso fuoco pure io. Couldn't last any longer than that. We got this. Okay. What the fuck is going on? Fatemi passare, fate... ecco. No, se ne va. Allora. Oh, dovete da morire. Ecco, qua il lanciarazzi avrebbe fatto comodo se non avessi finito le munizioni. Ma guarda quanti cazzo lo so! Incredibile. Guardali quanti sono sti fidena mio. Vai che facciamo la trita, caro nigga. Spara nigga. Facciamo la trita qui. Ok. Where are you, asshole? Olè. Head off. No. Matt, hold on to me. Damn it. Lo ricordavo che uscivano in 74.000 da quella posta, ma oh, asci tua. Ti sparammo, imbecille. Ok. Siamo fuori dalla Casa Bianca. Però sta succedendo tipo un devasto. Orso pua tigro. Orsa pua tigro. Ma ragazzi, dei nomi così tanto. Mamma mia, cioè, ma guardatela. Cioè, è incredibile. Couldn't last any longer than that. Okay, I'll shoot every one of you out of the sky. Un altro. Poi. You stole my gang. You snatched my gang. Quanti cacchio so. Dove vai? Mazza, mi sembra di star giocando Lux Galaga. Cioè, ve lo ricordate voi di Lux Galaga? Era il gioco tipo dell'Amiga, del computer Amiga. Proprio che è stato tra l'altro uno dei primi giochi su PC o comunque della mia vita che io abbia mai provato, ero piccolissima. Tipo che c'aveva il joystick, giocavo col joystick quello rosso. Oddio, mi sta a fare le boccacce, incredibile. Tipo che, oddio. Muoviti. Ok. Tipo niente, dicevo che se giocava col joystick che era quello nero con la levetta rossa tipo e il bottone qui, tipo fantastico il vecchio joystick. Questo la dice lunga su quanti anni io possa avere, a parte che ho detto di lui. Olè, cioè ragazzi, ma una donna così, no? Ma dove la trovate? Dove? Dal mio praticello, figlio di puttana, cioè. A questa e battute gli scrivono, no, cioè. Mamma mia, ragazzi. Che donna. You didn't count on me, well, did you? Hello there. Welcome aboard. I'm gonna have you stuffed and mounted, you alien fuck.
prendiamo a cazzotti l'alieno. Dai, dai. No, mi sa che è un tantinello più ignorante di noi l'alieno. Mi sa. Say goodbye. Ah. Did you really think you could? Io lo dicevo che lui c'aveva qualcosa in più di noi. Human arrogance. Is there anything more? Lottiamo. Sbatacchiarci a destra e manca come se fossimo un giornale vecchio proprio. Vabbè. Bravado, mi te. A lui è il mio amore. Tu sei simpatico. Oddio. Oddio, tu sei simpatico, frate. Ebbene, la missione è completata. Quindi io direi di stoppare qui il video, che sarà già lungo, tipo 20 minuti sicuro. So che la prima parte è abbastanza noiosa perché ovviamente essendo... guardate, non vi spoilero questo, metto in pausa. So che la prima parte è, diciamo, un po' più noiosa rispetto al gameplay in sé per sé, perché all'inizio, come non dico tutti i giochi, ma la maggior parte è pieno di video, comunque dell'introduzione della storia, eccetera, eccetera. Io comunque vi invito a lasciare un mi piace, a commentare e ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, per diventare membri della Baker's Family. Vi invito a lasciarmi nei commenti se vi è piaciuto questo video e se ne volete degli altri, e soprattutto se volete che dal prossimo video su Saints Row in poi io salti appunto i video, tanto che se dico video un'altra volta viene giù, non lo so, Sylvester Stallone e mi consegna il premio cogliona dell'anno. Quindi niente ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Da Jules Baker è tutto. See you guys next time. Bye.